Oggi un video particolare, vi racconto una specie di videolog della mia gita a Rovigo. Ovviamente non una gita di piacere, ma sono stato invitato presso l'Innovation Lab a tenere un corso per realizzare una serra 2.0, 4.0, fate un po' voi, quindi connessa, diciamo, o comunque automatica che possa gestire delle piantine, irrigarle, accendere le luci e così via. Iniziamo subito. Sono le 7, sto andando a Rovigo a tenere un corso, una novità su una serra, costruzione di una serra digitale autonoma. Questa è una delle tante attività che faccio e ogni tanto mi chiamano, quindi prendo la valigia, come si dice, e vado. Non è ancora sorto il sole, anche perché ci sono circa 3 ore di strada, insomma, giù fino a Bologna e poi salgo verso Rovigo. L'idea di oggi è quella di non fare un corso di 8 ore dove parlo e basta, ma di farne cose più interessanti. Quindi pensavo di fare una parte iniziale in cui vado a spiegare alcuni punti fondamentali, anche perché i partecipanti dovrebbero essere già abbastanza esperti, quindi conoscere già Arduino, sapere già un po' muoversi. Quindi andrò sicuramente a fare un ripasso dei punti importanti, secondo me, che sono gli schiacciastati, che sono fondamentali per gestire delle realizzazioni complesse come quella che può essere una serra, e poi l'utilizzo dei timer e delle pause non bloccanti. Anche questo è importante se il sistema deve essere sempre attivo, quindi non possiamo bloccarci con dei delay. Sono un po' l'ABC per costruire dei sistemi che poi vengono usati veramente. Probabilmente nel pomeriggio faremo una parte di approfondimento sulla connettività per collegare l'oggetto con internet, probabilmente con Telegram. Adesso vediamo, ho fatto degli esperimenti anche con gli access point, quindi vedremo un po' come si potrà fare. E invece nella parte di mezzo ho avuto questa idea di provare a far, adesso poi oggi la proveremo, vediamo se funziona, di far lavorare i partecipanti insieme per progettare tutti insieme la serra che vorrebbero fare. Quindi vediamo quanti saranno, se sono pochi o sono tanti, di creare o un gruppo solo o più gruppi, e insieme si disegnerà su un pezzo di carta come dovrà essere questa serra, poi vedremo come aiutarli. Quindi farò un po' da tutor per cercare di aiutarli nel realizzare questo oggetto. Non sapendo bene a cosa si andava incontro, ho portato una serie di sensori, quindi uno scatolone pieno di tutto quello che potrebbe servire, quindi sia azionamento, pompe varie, riscaldatori, lampade, e poi sensori, qua tutto quello che avevo in laboratorio, quindi l'ho caricato. Quindi vedremo un po' cosa faremo. Vedremo le cose principali, quindi i meccanismi per controllare la temperatura, l'umidità, per azionare le ventole in modo proporzionale, per accendere la luce quando serve, seguendo una ricetta, quindi il ciclo naturale della pianta, che ognuno dovrà andare a definire a seconda di quello che poi vorrà coltivare. Bene, questa qua è l'idea. Adesso andiamo avanti a guidare, che ce n'è ancora un pezzo e la strada è abbastanza lunga. Qual è il punto del controllo della temperatura? Cioè, cosa bisognerebbe fare? Ci sono vari sistemi e solitamente si utilizzano dei PID, però ho notato che con le arduinate, quindi questi progetti qua molto semplici, diventa anche forse un po' problematico tirare in ballo una cosa del genere. Soprattutto è difficile magari farla capire a chi segue il corso, che magari parte da un livello molto basso, no? Allora, nei molti miei video ho usato un sistema un pochino più semplice, dove vado a azionare per esempio la resistenza per scaldare l'acqua o per scaldare la temperatura della camera, utilizzando un MOSFET o un relay. Questa resistenza ha una certa inerzia, cioè occorrente, ma prima che raggiunga la temperatura ci vuole un po', e tra l'altro
scalda anche parecchio, cioè c'è acceso spento, no? Quando l'accendo arriva magari rapidamente a magari un centinaio di gradi, no? Quindi questo qui fa sì che il controllo della temperatura sia un pochino problematico. Allora, per evitare problemi, assolutamente è questo che accade: accendo la resistenza, questa si scalda a 100 gradi, fa salire la temperatura dell'acqua, del liquido che voglio controllare, ma sale troppo. Poi quando vedo che ho raggiunto la temperatura impostata, per esempio voglio portare quest'acqua a 40 gradi, stacco la resistenza, però questa ha una certa inerzia, dovuta a come è stata costruita, quindi continua a rilasciare calore e la temperatura sale, va oltre alla soglia preimpostata, quindi mi scappa via. Per evitare questo meccanismo, che è abbastanza problematico perché vi permette di controllare in modo efficiente la temperatura, che ha delle grandi variazioni, quando l'aziono non la accendo in modo continuativo finché raggiunge la temperatura, ma uso un timer che l'accende un po' per volta. Quindi se mi accorgo che la temperatura è scesa sotto la soglia, inizio a accendere per un secondo la resistenza e poi la spengo per 2-3 secondi. Di solito questo tempo può anche essere regolabile, quindi è come se la facessi lampeggiare, no? Faccio lampeggiare con una frequenza che aumenta se devo far salire di più la temperatura, poi quando vedo che mi avvicino la rallento un po' fino a poi andare a spegnerla, in modo da non tenerla sempre accesa e di rallentare o tamponare un po' questo effetto di inerzia. In questo modo si riesce ad avere un controllo, diciamo, più decente, no? Che segue un po' più le tempistiche dovute a questo tipo di sistema, quindi la resistenza che cede calore e l'acqua che ci mette un po' a scaldarsi. Oggi vedremo questo, quindi insisterò un po' su questo punto, che faremo delle prove. Eccoci all'Innovation Lab, questa era la stanzina in cui si è tenuto il corso. È una specie di mini Fab Lab con stampante 3D, taglio laser, immancabile, macchina da 40 watt se non sbaglio. La struttura è una vecchia scuola, gli arredamenti come vedete sono in legno, sono stati costruiti dai frequentanti l'Innovation Lab. Qui facciamo un tour, ci sono delle stanze, vari locali molto interessanti, quindi questo qua viene usato di solito per fare foto o riunioni particolari. Poi c'è una stanza per i bambini, questa una sala per le esposizioni, qua un po' di canvas, business model canvas, con i classici bigliettini, eccolo qua. E qui troviamo questa mappa della città con alcuni dei monumenti stampati in 3D, quindi anche cosa servono le stampanti 3D. De Stefani ci illustra tutta la struttura e ci fa un po' da guida. Questa è la sala conferenze o l'aula magna, molto grande, un audio fantastico. Quindi abbiamo una serie di spazi co. Saliamo al piano superiore, qui abbiamo un Media Lab, un Maker Lab e così via. Questa è un'altra stanza molto grande, mi scuso per le riprese col telefono, eccolo qua, forse va a fuoco, con la lavagna sul muro, e nel pomeriggio è stata poi usata da un Coder Dojo, se non sbaglio. Questa è la zona cucina, anche qua tavoli realizzati su misura. Ho fatto un video da sotto perché mi interessava come erano stati realizzati, quindi mi piace, anch'io appassionato di falegnameria. Zona lettura. Un co-working. Media Lab per la produzione di video. E finalmente il Maker's Lab, dove abbiamo tenuto il nostro corso. Tra i partecipanti avevamo il team di Gaia Tech, che fanno serre, hanno una soluzione per la coltivazione
in casa di piante, quindi una specie di serra automatica, quindi ho detto il corso lo fate voi. Lo approfitto per salutarli, quindi alcune fasi degli esperimenti che abbiamo condotto. Questa è la povera piantina illuminata dalla nostra lampada. Allora, la giornata è stata interessante, faticosa, molto lunga. Nel ritorno mi sono fermato anche a casa di Pier, che abita a Bologna, e ci siamo bevuti una birra insieme e poi sono tornato verso Milano. Come vi dicevo, ho impostato il corso in modo, come dire, pratico, quindi spero che i partecipanti si siano divertiti e abbiano potuto imparare, perché abbiamo cercato di andare sul pratico, quindi non parlare io per 8 ore, anche perché poi non ce la faccio proprio, divento, a un certo punto divento viola, immaginate con la mascherina è ancora più difficile, ma abbiamo cercato di trovare i punti fondamentali, quindi toccare gli sketchastati, sketch che possono funzionare senza timer, applicandoli al caso pratico della Serra 2.0. Se vi interessa richiedere un corso di questo tipo, non fatevi scrupoli. Chiedetemi, io vengo con piacere, e anche perché sono sempre occasioni divertenti per conoscere un po' di persone, per cercare di aiutare, insomma, a scrivere sketch migliori, imparare a fare cose ed essere un po' autonomi. Bene, per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!